Amici all'ascolto, buonasera. Questa volta ci occupiamo di politica. E che politica? In quanto in studio abbiamo una candidata, si può dire, boh, a sindaco, questo sì, ed è per la prima volta che ciò si verifica nella storia ultramillenaria della città di Patti. La candidata in questione è Maria Teresa Calabrese e che ha preso questa decisione a seguito di un lungo ripensamento, di un lungo lavoro fatto anche con altri, in collaborazione con altri esponenti di un partito, di un vecchio partito che era la storia della città, non solo di Patti, ma di tutta Italia, la Democrazia Cristiana, oggi rappresentata con l'arcobaleno. Bene, presentiamo la candidata, la futura candidata a sindaco, Maria Teresa Calabrese. Spiegaci quali sono il perché di questa motivazione e che cosa intende fare se per caso tutto può andare bene, non si sa mai in politica. Ok, allora buonasera a tutti, sono Calabrese Maria Teresa, però sono conosciuta come Mary Sicilia. Abbiamo iniziato questo progetto, è un nuovo progetto perché riguarda il popolo, noi cerchiamo di dare voce al popolo, la politica è del popolo, per cui tutti i cittadini sono stati finora invitati soltanto a votare, a dare il voto, però è importante che diano anche la loro parola. Le esigenze del paese sono tantissime, il lavoro soprattutto, perché non possiamo permettere che i nostri figli debbano andarsene lontano all'estero o quant'altro. Abbiamo una terra bellissima, rigogliosa, si può coltivare la qualunque cosa, però non è valutata. Allora cerchiamo, il nostro obiettivo è di far rifiorire la Sicilia, di farla Ecco. diventare una nostra nazione. Perfetto. Ecco, ma in questo caso noi dobbiamo restringere il nostro raggio di azione ed è riguarda Patti. Sì. Quindi di presente a Patti e dopo, quindi, dopo quella del sindaco Mauro Aquino che già ha annunciato la sua candidatura, è quella così di noi con Salvini, che però ha Sì. Sì. annunciato solamente la presentazione del partito senza nessun candidato, adesso c'è la tua che ti presenta come candidata a sindaco e di conseguenza, ecco, vogliamo sapere per la città di Patti, lasciamo perdere per un istante il resto, la Sicilia e così via, che Sì. cosa propone ai cittadini pattesi, insomma, perché i cittadini ti dovrebbero votare? Diciamo Appunto. che la novità è quella di essere candidata, la candidatura ci sarà una donna. Io non sono in concorrenza con nessuno, amo il mio paese, amo i cittadini. Mi sono messa in gioco in questo movimento femminile Primavera Siciliana e mi è stato proposta questa candidatura di cui bisogna anche avere anche il coraggio di osare nella vita. Certo. Ho accettato questa candidatura nel migliorare il paese, perché la mia voglia è quella di rifiorire anche il paese di Patti, perché anche qua c'è tanto turismo, ci sono tante bellezze naturali. E allora facciamo sì che questo paese diventi rigoglioso, dove la gente ci possa portare un po' di economia e con l'economia si può anche iniziare a lavorare, nelle Perfetto. campagne Certo. soprattutto che sono abbandonate. Perfetto. Ecco, io magari non ti chiedo da quante persone è composta la lista e soprattutto da chi, però ecco la domanda, siete Stiamo tutte donne? inquadrando Siete tutte ovviamente. donne oppure c'è No, no, anche... no, il Ecco, siete... movimento Perfetto. femminile, non perché si chiama movimento femminile, non è soltanto composto da donne, ci sono anche gli uomini. Perfetto. Ecco, il Sì. nome della lista? Il mio è Primavera Siciliana, tutti. Primavera Sì, siciliana, questo. Primavera Siciliana. L'obiettivo, l'abbiamo detto, è quello Sì. di riportare nuovamente la città di Patti al centro dell'attenzione, come era una volta, cioè di Certo. essere veramente il capoluogo del Poi la cosa più comprensorio. bella che vorrei fare è occuparmi, perché ho sempre avuto un debole, degli anziani. Creare degli stabili per gli anziani dove possono vivere la loro vita nel miglior modo. Perfetto. Quindi al momento attuale c'è solamente questa discesa in campo, l'annuncio della discesa in campo, e per È quanto è un'anticipazione, diciamo, un'anticipazione, sì. sì. Ecco, onestamente, quanto pensate di poter ottenere in termini di voti, chiaramente? Sinceramente non lo so, io sono qua, la gente mi conosce, sono una donna solare,
Non ho mai tolto il saluto a nessuno, cerco di farmi credere in quello che voglio fare, quindi tutto dipende anche dalla mia credibilità. Se io do credibilità, la gente ha fiducia e quindi i voti potrebbero uscire. A meno che, magari, se dovesse capitare il contrario, per me il problema non ce n'è, perché comunque è stata un'esperienza. Perfetto. Al momento attuale, ecco, cercando di entrare veramente nel concreto, c'è stato qualche gruppo politico che ti ha chiamata magari dicendo vuoi collaborare con noi oppure qualche altro? Ecco, se è possibile C'è saperlo. stato, ma io vado avanti per la mia strada, io Va continuo con le mie idee e con i miei obiettivi. bene. Ecco, questa è già un'altra anticipazione, quindi ti hanno chiamato, non è che non. Perfetto, bene. E allora, che è arrivato a questo punto, cosa dire? Sicuro che non tornerai indietro, questo lo puoi confermare al Non torno 100%, indietro, non torni indietro. non ne vale la mia sincerità e la mia serietà, non esiste tornare indietro. Un'altra domanda che vorrei fare, che mi sembra giusta e che anche i nostri telespettatori vorrebbero porre, è se in caso di parziale successo, nel senso che non riesci a conquistare la prima poltrona, però nello stesso tempo riesci ad entrare nel Palazzo delle Aquile come consigliere comunale, ecco, la tua azione sarebbe sempre quella di dire sempre no, di continuo rifiuto oppure di appoggiare eventualmente il No, futuro? io ormai ho intrapreso questa strada, io continuo. Sì, continuo. Dico però se nel caso che entri il Consiglio Comunale, la tua azione si svolgerebbe in favore dell'amministrazione oppure se ritiene, quando ritiene di poter approvare quella data soluzione, la voti, se no in caso contrario sei all'opposizione? Ecco questo, volevo sapere il No, tuo no, punto. continuo a rimanere sempre con loro, Sì. con i cittadini, Perfetto, con il quindi sempre comune. vantaggio dei cittadini. Sì. Perfetto, dimentico qualche cosa, hai qualche idea che ancora No, non abbiamo no. detto e che vuoi dire? Quindi Al naturalmente devi momento invitare i cittadini a a posto. prendere anche in visione la tua figura e di seguirti nelle tue azioni, specialmente su Facebook so che sei abbastanza attiva, quindi ecco, qual è la dicitura? Mary Sicilia Mary sono. Sicilia, Mary Sicilia, sì. quindi cari telespettatori, avete un punto di riferimento, chi è interessato a seguire la candidatura di Maria Teresa Calabrese, che ricordo per la prima volta, almeno che io possa ricordare a memoria d'uomo, ecco così ci salviamo. Penso che sia veramente la prima volta che in città si presenta una donna candidata a sindaco. Bene, è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Buona serata.